Salve a tutti e benvenuti su Breaking History. Oggi parliamo della tratta atlantica degli schiavi. Si tratta di una serie di scambi commerciali avvenuti tra l'Africa e le Americhe ad opera di mercanti europei tra il XVI e il XIX secolo. Oggi la schiavitù ci appare come qualcosa di lontano, di sbagliato e di disumano, ma in età moderna era un'istituzione legittima e legale, che esisteva da diversi millenni. Figura nel codice di Hammurabi, figura nella Bibbia ed è una componente fondamentale della nascita di Sparta e della storia romana, sia repubblicana che imperiale. E anche se in età medievale cadde leggermente in disuso a causa della scarsa mobilità che si aveva in Europa in quegli anni, rimane comunque un'istituzione legittima e appena ricominciano i grandi spostamenti in età moderna, ritorna in auge. Va detto inoltre che la schiavitù era un'istituzione riconosciuta e legittimata sia dalle popolazioni europee che dalle popolazioni africane che dalle popolazioni amerindie, e proprio da questi ultimi gli spagnoli modularono gran parte del sistema schiavistico delle Americhe, impegnando gli schiavi prigionieri di guerra conquistati nelle Americhe nel lavoro delle miniere. Ma a causa della grande mortalità che questi ultimi avevano, un po' per le pessime condizioni di lavoro, un po' per le pessime condizioni igieniche, un po' per le tantissime malattie importate dall'Europa alle quali gli amerindi non erano esposti, che portò nel giro di pochi anni le popolazioni amerindie da diversi milioni di abitanti a poche migliaia. Per ovviare a questo deficit, i portoghesi ebbero la brillante intuizione di importare schiavi dall'Africa. Iniziarono quindi a stringere rapporti commerciali con i mercanti della costa africana, che catturavano schiavi per loro all'interno, magari nel corso di battaglie, di guerre o anche durante razzie, e li vendevano agli europei, scambiandoli magari con tessuti, oggetti preziosi e soprattutto armi, che utilizzavano poi per catturare altri schiavi. Questo ovviamente non vuole depenalizzare l'attività degli europei, i quali con la loro forte richiesta di schiavi incentivarono tantissimo la ricerca e la cattura, ma è importante sottolineare che non furono quasi mai gli europei a catturare schiavi. La tratta procedeva in questo modo: i mercanti europei partivano dalla loro madrepatria, sbarcavano in Africa, scambiavano merci, acquistavano schiavi, nel frattempo adattavano le navi al trasporto di esseri umani / bestiami, in quanto gli schiavi erano considerati più come degli animali che come degli esseri umani. E da qui la traversata atlantica, che durava molti mesi e andava dall'Africa alle Americhe, nel corso della quale moltissimi schiavi perdevano la vita, un po' per le condizioni igieniche e un po' per gli abusi, soprattutto nel caso di donne, da parte dell'equipaggio. E vi lascio in descrizione un link al mio blog nel quale vi descrivo il funzionamento e la struttura delle navi negriere, che sarebbe impossibile spiegare nel corso di questo video. Come già detto, i portoghesi furono i primi a trasportare schiavi, ma non furono quelli che ne trasportavano il numero maggiore. I principali commercianti furono gli inglesi, che sul finire del XVI secolo si resero conto che migliorare le condizioni di alloggio degli schiavi sulle navi negriere avrebbe contribuito ad aumentarne il valore, in quanto un minor numero di perdite nel corso della traversata contribuiva ad aumentare a parità di prezzo notevolmente il valore della merce. E quindi gli armatori inglesi iniziarono ad offrire un bonus ai capitani delle loro navi, che fosse stato inversamente proporzionale al numero di perdite. Il massimo tollerabile era del 20%, sopra questa percentuale si iniziava ad avere una perdita, e il massimo registrato fu del 5%. E si stabilizzò intorno al 5-10% nell'ultimo periodo della tratta. A partire dalla metà del XVIII secolo, complice la gloriosa rivoluzione britannica, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese e le campagne napoleoniche, gli inglesi iniziarono a sviluppare l'idea che gli schiavi dovessero essere emancipati, che la schiavitù fosse un'istituzione non del tutto legittima. Quindi gli inglesi iniziarono ad impegnarsi nello smantellamento della tratta, mettendo prima fuori legge per i mercanti britannici la tratta degli schiavi e poi facendo pressione sugli altri paesi europei affinché anche loro operassero allo stesso modo. E nel 1808 due grandi risultati: il Brasile mette fuori legge la schiavitù e gli Stati Uniti mettono fuori legge l'importazione di schiavi. Questo però non segna la fine della schiavitù, il cui commercio continua in via clandestiva almeno fino al 1872, quando la principale nazione importatrice di schiavi, ovvero gli Stati Uniti, mette fuori legge il sistema schiavistico. E sebbene nel 1872 negli Stati Uniti la schiavitù smette di esistere, questo non significa un miglioramento delle condizioni per gli afroamericani, in quanto la schiavitù viene sostituita da discriminazione e razzismo. E paradossalmente, mentre una parte del mondo si batte per la liberazione
passione per l'emancipazione degli schiavi, dall'altra parte iniziano a nascere ideologie e movimenti razzisti e nasce il segregazionismo. E questo non è assolutamente tutto quello che avevo da dirvi sulla tratta degli schiavi. Potrei parlarvene ancora per ore, ma il video dovrebbe durare intorno ai 10 minuti, quindi la finisco qui. Vi lascio in descrizione una serie di articoli, libri e testi che potete consultare nel caso vogliate approfondire, e vi lascio anche un sito molto interessante, Slave Voyages. Si tratta di un database che da oltre 20 anni raccoglie dati sulla tratta atlantica, lavorando su diari di bordo, registri e piani di carico delle navi negriere, e permette di farsi un'idea dell'enorme ammasso di esseri umani che furono strappati all'Africa e trapiantati nelle Americhe. Ad oggi il database ha identificato più di 91.000 nomi, e per quanto questo numero possa sembrare enorme, in realtà sono solo briciole, in quanto in tutto il periodo della tratta furono trasportati più di 35 milioni di schiavi. Ad ogni modo, se il video vi è piaciuto, vi invito a condividere, commentare e mettere mi piace, e se volete a iscrivervi al canale. Questo era Breaking History, io come al solito sono Tai, e noi ci vediamo al prossimo video.